Ora vedremo come realizzare un panorama dinamico a 360 gradi utilizzando semplicemente delle foto scattate in sequenza di un ambiente. Come funziona questo software? Io lavoro su delle fotografie che vengono scattate in un ambiente, in questo caso abbiamo una piazza, come vedete da questo video. Appunto, navigabile a 360 gradi, che non è altro però che una serie di fotografie in cui l'obiettivo viene posto prima in una posizione, diciamo, potrebbe essere questa la posizione di partenza, poi successivamente una seconda fotografia viene a coprire un'altra zona, di modo che il lato sinistro della seconda fotografia, questo, corrisponda con il lato destro della prima fotografia, e così via, in modo che c'è sempre una sovrapposizione che permetterà poi al programma di fondere insieme queste fotografie e appunto di creare un'ambientazione che permette di visualizzare tutto l'ambiente a 360 gradi, come potete vedere, in maniera praticamente automatica. In questo caso appunto il programma fa praticamente tutto da solo, si può agire anche manualmente andando a correggere eventuali errori di fusione che il programma può fare, perché comunque cerca di trovare dei punti di contatto, ma a volte non riesce a fondere bene le fotografie, quindi ci possono essere piccole sbavature su cui si può agire manualmente. In questo caso il lavoro è stato fatto abbastanza velocemente, quindi è stato fatto in automatico senza andare ad agire manualmente sulle fotografie. Vediamo velocemente come funziona questo programma. Il programma si chiama PTGUI, questa è la videata principale. Ora io non caricherò le immagini perché le immagini sono molto grosse. Tra l'altro sono anche molte perché ho dovuto fare questo panorama con un... l'ideale sarebbe utilizzare un grandangolo. In questo caso io ho usato un grandangolo 15 mm che però non usando un full frame diventa sui 20 e passa, 23, 24, no? Più o meno, il che obbliga ovviamente a fare più foto, perché minore la grandezza dell'ambiente che si riesce a coprire con la propria foto, e maggiore il numero di foto che vanno fatte per coprire un ambiente a 360 gradi. In questo caso le foto sono 16, non le vado a ricaricare perché sennò allunghiamo un po' il video. Basti sapere che basta, una volta attivato il programma, in cui ci sono varie opzioni, magari nel dettaglio le tratterò in un secondo tutorial, nel momento in cui si vuole caricare le foto, vi faccio vedere più o meno che cosa ho caricato, cioè qui abbiamo vari panorami, prendo questo qui che è quello che ho fatto adesso, ecco abbiamo questo, parte questa, diciamo che partendo da qui in cui abbiamo l'orizzontale, scendendo, quindi queste ho preso queste qui a seguire. Vedete che fino a qui abbiamo l'orizzontale, poi abbiamo una sequenza del terreno, sempre in senso orario, e poi abbiamo una sequenza della parte alta, diciamo, dell'ambiente, quindi diciamo che sono stati realizzati tre cerchi, uno in orizzontale, quello all'iniziale, uno verso il basso e uno verso l'alto, che sono queste, come vedete ci sono le cime degli alberi e il cielo fino a qui. Ovviamente basterebbe che facessi apro per ripartire, ma non lo faccio perché sennò allunghiamo molto i tempi. Una volta caricate le immagini si agisce su Align Images, che permette di vedere come il programma in automatico va ad agire sulla fusione delle immagini. Qui vediamo un'immagine che comprende tutto. Non, ovviamente le foto avrebbero potuto essere calibrate già di loro meglio. Qui vedete un salto di colore sul cielo e anche in altri ambienti. Comunque il programma andrà ad agire a correggere questo salto di colore. Certo che in sede di realizzazione delle foto questi errori si possono diminuire utilizzando delle tecniche particolari. Adesso, siccome ci vogliamo focalizzare solo sulla realizzazione, non ci concentriamo su questa particolarità, anche perché, come detto, il programma nei suoi limiti comunque è in grado di correggere abbastanza bene questi errori. Se l'immagine ci può andare bene, in questo caso un difetto grosso potrebbe essere questo. In questo modo noi andiamo ad agire sulla singola foto, come vedete me la identifica. C'è in effetti un piccolo errore in questa foto, questa è un'immagine del terreno che è molto stirata, vede che c'è un po' un salto rispetto al tombino, però adesso noi di questo non ci interessiamo perché, come dico, volevo solo in questo video mostrare come funziona il programma, poi le rifiniture le vedremo in un secondo momento. Quindi andiamo direttamente torniamo alla videata principale del programma, Align Image gliel'abbiamo già dato,
Facciamo create panorama, non lo faccio perché allunghiamo i tempi, e lui ci va a salvare, o meglio, vi faccio vedere come funziona. Creando un panorama lui ci permette di salvare il file. Quello che è importante è questo, che ci sono due, tra le varie opzioni, due opzioni abbastanza interessanti. JPEG ci consente di salvare fondamentalmente un'immagine statica, e adesso andremo a vedere che cosa vuol dire, mentre QuickTime VR ci consente di salvare quello che abbiamo visto prima, cioè un file in cui noi possiamo navigare, al cui interno noi possiamo navigare come fosse una foto dinamica. Andiamoci a vedere tutte e due queste cose, giusto per vedere di cosa stiamo parlando. Il video l'abbiamo visto prima, è questo, l'immagine dinamica, come potete vedere, insomma, tutto sommato, se guardate, il problema del tombino è stato corretto molto molto bene. Ci sono altre sbavature che potrebbero essere corrette facilmente in sede di realizzazione. Adesso, non, come ho detto, non è il nostro problema. Andiamoci a vedere invece cosa succede quando facciamo il JPEG, che è questa. No, non è che sia questo. Non so se si vede molto bene. E qui praticamente vedete la foto in maniera statica, comunque abbiamo un panorama che copre a 360 gradi tutto l'ambiente che siamo andati a toccare. Bene, questo per quanto riguarda la realizzazione in sintesi. E in un prossimo tutorial poi mi riprometto di mostrare di più alcune caratteristiche che permettono di saltare da una foto all'altra, per esempio se noi vogliamo collegare dei video, questi video qui di cui parlavamo, magari vogliamo mettere qui un link che ci permette di saltare, come capita in Google Maps, in un altro ambiente che poi ci fa navigare. Questo è realizzabile attraverso questo programma, e così via, anche per il discorso magari di piccole sbavature o fili che finiscono magari non ben chiaramente in che punto, eccetera. Bene, questo è tutto per questo tutorial, vi ringrazio per avermi seguito e al prossimo tutorial.